Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Come sapete, si parla in maniera martellante, quasi ossessiva, della necessità di introdurre nei centri urbani il limite dei 30 km orari. Se non vado errando, la città di Bologna già si è dotata, forse tra le prime, di questa misura che entrerà in vigore a breve, se già non è entrata in vigore, e noi ci dobbiamo domandare serenamente, sine ira, ac studio, perché si pretenda ora di fare questo aggiornamento portando il limite nei centri urbani dai 50 km orari ai 30 km orari. Ora, la domanda che noi poniamo serenamente suona in questo modo: non era una misura già ragionevole il limite dei 50 km orari? Cambia davvero molto dai 50 ai 30? E perché questo repentino cambiamento? Non si dica che i 50 km orari sono una velocità pericolosa, perché evidentemente difficilmente lo si potrà argomentare. I 50 km orari, se rispettati naturalmente, ma questo vale per ogni limite orario, anche il limite dei 10 all'ora vale se viene rispettato. Dicevo, i 50 km orari come limite sembrano già un limite più che ragionevole, del tutto condivisibile peraltro nei centri urbani, e invece adesso si vuole portare ai 30 km orari. Allora vi propongo un'interpretazione: l'ordine neoliberale non procede solo deregolamentando, cioè decostruendo tutte le norme che lo sfavoriscano. Procede altresì riregolamentando, cioè introducendo norme che lo favoriscano, o all'occorrenza anche norme che semplicemente valgano a far sì che l'ordine neoliberale possa sincerarsi della fedeltà dei sudditi consumatori. E il suddito consumatore ideale è quello che, quando il sergente, dà l'ordine, batte i tacchi e obbedisce senza pensarci due volte. Il suddito ideale è quello che in maniera irriflessa esegue cadavericamente gli ordini, anche e soprattutto i più assurdi, come ad esempio coprirsi all'aperto il grugno con una pezza, come già è stato, o magari, chissà, prossimamente fare le capriole per strada se vi sarà un cartello apposito che lo richiederà. Insomma, è anche l'ordine neoliberale un grande teatro che pretende adesione cadaverica alle norme più assurde. E chissà, ipotesi interpretativa, che anche questa norma dei 30 km orari nei centri urbani possa, è un'ipotesi la mia, essere interpretata in questa maniera, stante il fatto che, ripeto, mi pare che il limite dei 50 fosse già un limite più che ragionevole, ovviamente da far rispettare con adeguati controlli e adeguate pene per i violatori. Ecco, è questo il punto su cui forse dovremmo seriamente interrogarci e ragionare controvento.